Monica Fresta, Studio Bodoni di Finale Ligure. Oggi abbiamo sentito alcune parole chiave nella presentazione di questo portale. Innanzitutto abbiamo sentito non è eterodiretto ma sinergico. Vogliamo spiegare al nostro pubblico la dinamicità degli sport outdoor trasformata in dinamicità web di questa piattaforma? Certo, ti ringrazio di aver colto proprio il significato di questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Allora, il portale Sisto Riviera è stato costruito per crescere insieme agli associati, quindi cresce insieme a chi partecipa a questo progetto corale di valorizzazione del territorio, legato naturalmente al turismo outdoor. Questo significa che ogni associato ha una propria chiave di accesso, grazie alla quale può inserire dei contenuti dedicati, grazie alla quale può formulare delle offerte dedicate, e naturalmente questo significa avere uno strumento di dinamicità del portale che non è mai uguale a se stesso, ma cambia perché naturalmente viene accresciuto dal contributo di ogni associato. E poi tutta la parte di comunicazione legata alla creazione di video e della parte fotografica, per cui lui cresce insieme a noi, cresce insieme al territorio. Non solo, al mondo esiste un turismo sportivo particolarmente grintoso, dinamico, ma anche un turismo lento, che vuol dire tipicità, valorizzazione, enogastronomia. E il multilinguismo quanto graverà nella possibilità di promuovere le nostre eccellenze nel mondo? Allora, il multilinguismo è basilare. Devo dirti che tu sai che con me tocchi dei tasti molto sensibili. La mia pigrizia sicuramente viene bilanciata invece dalla grande attenzione per la valorizzazione del prodotto enogastronomico locale. Questo significa, come dici giustamente tu, sono dei settori che si vanno a intersecare. Faremo scoprire il territorio attraverso lo sport, ma attraverso lo sport si giungerà anche a scoprire tutti quei piccoli gioielli che lungo la strada si possono incontrare. Il piccolo produttore, la trattoria dell'entroterra, piuttosto che il mercato agricolo locale. Tutto questo naturalmente non parla un'unica lingua, ne parla tante, sia in senso reale che in senso metaforico.